Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come sbloccare l'arco lungo in Ghost of Tsushima. Arco decisamente più funzionale dell'arco corto, più potente, più efficace soprattutto per le grandi distanze. Per sbloccare l'arco lungo dovete portare a termine la missione, o meglio il racconto mitico chiamato La Maledizione di Uchizune. Come vedete, tra le ricompense compare appunto l'arco lungo. Le missioni sono suddivise in Viaggio di Jin, Racconti di Tsushima, Racconti mitici. L'arco lungo è una, diciamo, delle armi sbloccabili completando questa missione. La maledizione di Uchizune praticamente si trova nella prima parte della mappa, quindi Izuara. Proseguendo con la storia vi comparirà una missione qui da queste parti praticamente, chiamata appunto La Maledizione di Uchizune. Quindi se la completate sbloccate non solo l'arco lungo ma anche la freccia esplosiva. L'arco lungo può essere potenziato, come vedete ci sono diversi livelli di potenziamento che aumentano le caratteristiche, quali danni, velocità di tensione, gittata, stabilità, velocità di ricarica e ingrandimento. Quindi avrete bisogno di procurarvi il necessario per potenziarlo. Una volta che avete sbloccato l'arco lungo, ovviamente non ve lo ritrovate nelle armi, ma dovete recarvi ad una località che dispone dei regali, come ad esempio il Tempio Dorato, qui praticamente, e recarvi all'altare del dono, dove poter poi ottenere l'arco. Poi dovete recarvi alla costruttrice di archi e acquistarlo. Dopodiché sarà vostro, potete utilizzarlo infinite volte, ma ovviamente avrete bisogno poi delle frecce da acquistare separatamente. Ci sono diverse tipologie di frecce che potete sbloccare nel corso del gioco completando specifiche missioni.